tutto che cosa intendiamo per astrologia. Intendiamo quella scienza che si occupa dei fenomeni, alcune volte positivi, altre volte negativi, altre volte deleteri. È la prima cosa che leggo quando compro il giornale. Sono contraria perché ho paura che mi condizioni. Una volta che l'ho letto, che succede per la sua giornata? Assolutamente niente, quello a prima. Nel lavoro o in amore, la vita va avanti come Marte che vi saluta e passa nel campo dei soldi. Ci ha preso? No. Non è vero, ma ci credo. Ci credo, ci credo, non ci credo. Italiani e astrologi, un rapporto con alti e bassi e con tanti luoghi comuni. Gli uomini chiedono di sapere come andrà il lavoro, le donne l'amore. Ma oggi c'è una tendenza che taglia la testa al toro, il compleanno mirato. Ovvero, a seconda della località dove si passerà il giorno del proprio compleanno, l'anno che verrà potrà cambiare radicalmente. È scienza, perché ce ne occupiamo con i computer, con calcoli sofisticatissimi. Sappiamo che questo spostamento porta bene, come un rito propiziatorio in effetti. Chi l'ha provato ne dice meraviglie, o quasi. Ne ho fatti due o tre. E uno, stavo morendo bruciata in un albergo di Bombay, quindi lì per lì ho pensato, ma forse non era proprio giusto venire qua. Il mio astrologo mi ha detto, pensa se morivi veramente, quindi è andata comunque bene.